Ciao ciao raga, ciao! Eccoci in un altro video. Questo è finalmente il video chiacchiere del ritorno dalle vacanze. Vediamo un po' com'è la situazione. Ma prima non ce lo vogliamo, io ho spaventati, eh! Ma prima non ce lo vogliamo dare un veloce sguardo al look and make. Ci ho messo un'ora e beh, non è vero. 5 minuti, 5 secondi. Con la Sweet Peach, giusto la prima che c'avevo qua davanti. A proposito della Sweet Peach delle vacanze, no? Vabbè, adesso ne parliamo. Poi, rossetto vecchissimo preso là in fondo, nei primi anni di YouTube, il Essence, lo 05 Dare to be Nude. È molto carino, usiamolo ancora. Molto nude, lo volevo infatti, va bene così. E magliettina, la vedrete in altri video, però fa niente, ne sto facendo un po'. Oggi pomeriggio e come si chiamano questi qua? Ah sì, come si chiamano? I boh, vabbè, era un costume, no? Pantaloncini di Tezenis, quelli maschili. Beh, sono andati benissimo, raga, con la mia canotta blu. Un figurone. Si sono dimagrita. Vabbè, dietro, dietro così come deve essere. Yeah! No, vabbè, mi diverto troppo. Vuoi salutare? No, vuole uscire. Molto bene, ciao. Ho tolto tutto qua perché sono tornata dalle vacanze un po' fumantina, che non vuol dire che fumo tanto. Gesto inconsulto, vabbè, però la lì bisogna controllarla ogni tanto. Ho tolto tutto perché vabbè, voglio fare dei cambiamenti, diciamo così. Allora. Siamo qua per parlare. Oh, vi ho detto tutto, sì. Siamo qua per parlare delle vacanze. Ecco, allora parliamone. Come sono andati? Sottofondo fusa di Jimmy Winnie, che è là che se la bea, proprio d'ore, beatamente. Come sono andate queste? Della Kiko, non so qua, sì, ecco, non c'è più. Mi ricordo prima di partire perché l'ho portato, ah, giusto, allora prima delle vacanze. La Kiko, sapete, c'erano i saldi e si chiama Face Palette, Palette Visage, Palette Viso in italiano. Molto bene. C'è, vedete così? Ah, c'erano diversi numeri, è vero. Allora, se vi interessa, questo era il numero 03. C'è il bronzer, il blush e l'highlighter. L'highlighter mi piace moltissimo, che è questo, che illumina molto, molto, ma molto bene, mi piace. Bello. Mi piace tantissimo. Ok, ho usato infatti, non l'ho detto prima negli altri video, ho usato questo blush. E questa terra, no? Come dicono loro? Bronzer. Vabbè, terra, stessa roba. In italiano. E questa la buttiamo dopo. Allora, cosa vogliamo dire di ste vacanze? Molto bene. Non ne parliamo. Ciao, arrivederci. No, dai, seriamente. Sono state le vacanze più stressanti della mia vita, che già è stressata, eh. Allora, mi sono stressata nella preparazione delle vacanze. Vi avevo stressato, forse non abbastanza perché avevo preparato i 3 video della settimana antecedente al viaggio. L'avevo preparato il sabato e la domenica, perciò per quello forse apparivo tranquilla. Mentre in settimana è stata dura perché non avevo voglia di preparare le cose da portare via. Se sentite una lavatrice in lontananza, sta lavando le cose ancora del mare, che oggi è mercoledì. Vabbè, comunque, quindi lo stress della pre-partenza mi ha portato a invece che venirmi un herpes sulle labbra, come al solito, ogni tanto per lo stress mi viene, no, questa volta bisogna provare tutto nella vita, sapete che è il mio motto, mi è venuto un'afta all'interno, qua sotto praticamente. Se mi vedete parlare
ancora male è perché al ritorno dalle vacanze mi è tornato lo stress e mi è ritornata la stessa fiacchetta, molto bene. Quindi io sono arrivata là il sabato, che il viaggio è andato benissimo, sia il viaggio di andata che di ritorno. Ma vi devo raccontare com'è andato bene. Sono partita dopo aver portato la macchina a fare un controllo, ho speso tantissimo, quasi 500, no, che di più di 500 euro, non so se mi spiego, per fare, ha cambiato la cinghia di distribuzione e poi ha fatto vari controlli. Parto, però non ero soddisfatta, c'era un rumore che mi preoccupava, perché non preoccuparsi per tutte le vacanze. La macchina l'ho messa in parcheggio, nel campeggio, quindi era lì bella tranquilla, si è solo un po' sporcata, però alla fine Maurizio ha fatto il lavamacchine, praticamente l'ha pulita tutta. Però, vabbè, allora arrivo là, mettiamo a posto tutto, tutto a posto, i ragazzi sono spariti subito, perché siamo arrivati 11:30, ci ho messo 4 ore secche, precise, come il navigatore diceva. Arrivati, sono andata a fare tutte le cose da sola, sì certo sono tante Paola Style, magari, dentro di me sono tante però, ah ok. Mentre i ragazzi sono spariti subito con l'asciugamano, si sono messi costume e sono spariti. Dalle 11:30 li ho visti alla sera. No, parliamone. Poi, io invece ho fatto tutto e ho dovuto aspettare addirittura alle 4 del pomeriggio, non passava più, perché la casa mobile la danno solo, o detta anche mobile home, la danno soltanto dalle 4 del pomeriggio, perché prima ci sono le pulizie, no? Praticamente metto a posto le cose, porto dentro i borsoni dei ragazzi, cioè tutto da sola. E da lì dovevo capire che la mia vacanza sarebbe stata così. Mi è venuta quest'afta e mi ha fatto subito sentire ma proprio. Lì c'è la parafarmacia, che evidentemente l'hanno messa per la prima volta l'anno scorso per me, perché da quando l'hanno aperta ho sempre avuto bisogno. Ecco, toglietela. Sono andata in questa parafarmacia, vi ho scritto sia su Instagram e ve l'ho detto anche forse nel primo video, mi avete scritto i nomi di varie cose, ma non è che potevo andare lì e dire mi dà questo oppure questo oppure questo. Insomma, il farmacista mi ha dato quello che aveva, è un gel che ho messo subito e ho ottenuto sotto controllo quest'afta, e poi dopo 2 giorni, il terzo giorno non c'era più. Io andavo in spiaggia sia al mattino che al pomeriggio. Al mattino facevo addirittura dalle 8:30, avete visto anche i video che ho messo su YouTube e le Instagram stories, ma dalle 8:30 a mezzogiorno stavo là, avevo affittato la bici, poi andavo a fare la spesa sempre nel campeggio, facevo da mangiare, pulivo, lavavo quello che dovevo lavare, pentole, posate, quello che c'era. Il più possibile ho cercato di usare le cose di plastica da buttare. Poi lavavo, mi riposavo, riuscivo a riposare anche in spiaggia, sei lì a far niente, ma non è un riposo come nella tua bella stanzetta al fresco con l'aria condizionata. Quella è stata bella, insomma. Certe volte avevo anche fin troppo freddo. Poi abbiamo trovato un compromesso sui 26 gradi e poi nel pomeriggio tornavo dalle 2:30, quando non c'era nessuno, come al mattino presto, fino alle 6:30, poi tornavo, facevo la doccia, se c'era bisogno si faceva un'altra spesa, altrimenti cucinavo per le 8 di sera. Certe volte abbiamo mangiato anche 7:30, quando erano pronti i ragazzi, sempre puntuali devo dire. Arrivavano, facevano la doccia, aspettavano il momento di mangiare, quindi per quello non posso dire nulla. L'unica cosa di cui mi devo lamentare è che mi sono sentita veramente sola, più dell'anno scorso, non so come mai, forse perché capitavano in spiaggia qualche volta, non ricordo più, o forse ero più forte io nello stare da sola. Quest'anno invece mi è pesato tantissimo, tanto che sono tornata diversa,
cambiata, più decisa, più risoluta a dare una svolta a questa mia vita e soprattutto in vacanza così, mai più. La prossima volta, quando andrò in vacanza, andrò o con un'amica o con un amico, magari qualcosa di più di amico, non lo so, non ha importanza, ma l'importante è che avrò qualcuno con cui parlare, con cui passare del tempo, anche fare delle cose, non so, uno vuole andare in spiaggia alle 8, io arrivo alle 10, va bene, però siamo insieme, ok? Non è che io vado lì a fare la badante di tre ragazzi minorenni, no, mai più nella vita. Quest'anno mi è pesato molto di più. Per fortuna il sabato e la domenica sono venuti Francesca e Gabriele, un bacione grandissimissimo, mi hanno fatto passare un weekend fantastico, sono arrivati dalla mattina 8:30, andavano via alle 6 di sera, perché loro hanno la casa a Follonica che è lì vicino, e quindi tutto il giorno siamo stati insieme, abbiamo pranzato insieme e anche i ragazzi rimanevano lì e sono venuti pure in spiaggia, basta, non lasciamo perdere. Sì, questi capelli adesso li faccio crescere come mi ha chiesto la Kate dei libri. Sì, lo so, li faccio crescere adesso. Non so fino a che punto perché sono già rotta, però li faccio crescere un po'. Vedremo fino a che punto. La seconda settimana, se nella prima settimana mi è passata l'afta, mi stavo rilassando con voi, con i video, Instagram, con Alessia, con Sergio, il mio collega, mi tenevano un po' su. Poi sabato e domenica sono passati bene per Francesca e Gabriele. Il lunedì così così, martedì crollo totale. Stress da partenza, da ritorno a casa, diciamo. Uno stress assoluto. Pensiero per la macchina, perché mi ricordavo il rumore che aveva quando nel viaggio di andata. Quindi basta, non sono più riuscita a dormire, avevo questo stress molto molto forte, e mi è ritornata l'afta. In più il giovedì notte, mentre mi ero appena addormentata, uno dei due ragazzi, non so se fare il nome, perché vabbè, i genitori non so se, non credo che sappiano che faccio i video, comunque non faccio nomi, uno dei due ragazzi, degli amici, perché avevo portato due, ogni tanto sotto i video c'era scritto ma chi è Maurizio, ma come? C'era l'Alessandro che è mio figlio, c'era Simone e c'era Maurizio, sono compagni di classe, erano tre ragazzi. Allora, uno degli altri due ragazzi, non mio figlio, mi è venuto a chiamare a luna di notte perché si era fatto male, si era tagliato un dito qua, l'indice della mano destra, mi rimarrà nei miei incubi per tutta la vita. Raga, io avevo questo stress molto forte da due giorni, era giovedì, non mangiavo molto, sono dimagrita tantissimo, non stavo bene assolutamente di stomaco, ed ero molto 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 debole. Essere svegliata anche a luna di notte, insomma, è una concomitanza di cose negative. Vedere il sangue che usciva, lui mi diceva che non si fermava, io avrei dovuto essere più forte, non ne sono stata capace praticamente, siccome ero già debole, ero stata male proprio quella sera. Mi si è annebbiata la vista e mi sono dovuta sdraiare sul letto perché stavo svenendo praticamente. Allora, per fortuna c'era l'altro ragazzo, io ho chiamato al telefono l'Alessandro, insomma tutti e tre sono andati in direzione hanno chiamato l'ambulanza, sono arrivati i paramedici e gli hanno messo dei punti di carta e la fasciatura. Questo il giovedì notte, quindi voi vi... È durata un'ora sta storia, non tanto, però io ho perso 10 anni di vita, perciò ciao cuore. Voi vi dovete immaginare come mi sono alzata io il venerdì mattina. Avrei voluto partire e tornare a casa. Io non ce la faccio.
invece sono andato in spiaggia lo stesso, ho fatto la spesa lo stesso, ho visto che Simone, vabbè, uno dei due ragazzi dormiva tranquillo, ho detto vabbè, il dito non era sporco di sangue, perciò ho pensato i punti tengono. Forse mi sono spaventata tanto per nulla, avrei dovuto guardare meglio, essere più forte e dire no, guardiamo bene com'è questo taglio, magari un tagliettino. Vabbè, comunque è andata così, pace e amen. Niente, io venerdì non ho vissuto, vi ho fatto il video e tutto quello che dovevo fare. Sono andata a pagare il giovedì, mi pare, o anche prima, perché avevo proprio l'ansia, la voglia di tornare a casa mia. Dopo questa cosa qui non vi dico. Sono arrivata il venerdì sera, ho riportato la bici e tutto. Praticamente ho portato la macchina in campeggio. Mi faccio accompagnare da Maurizio perché volevo fargli sentire il rumore che faceva questa macchina. E in effetti anche lui ha detto, ma che rumore strano. Però ovviamente essendo un ragazzino non è che poteva darmi delle indicazioni. L'ho portata davanti alla casa mobile, ho messo su le mie cose, ho caricato. Maurizio mi ha lavato tutta la macchina, ve l'ho detto, è stata una gentilezza estrema. Però ho fatto sta che io non ho dormito tutta notte, perché il rumore era molto forte, diciamocelo. Era molto spaventoso. Non sapendo cosa fare, io il sabato mattina ho aspettato la mamma di Maurizio, che mi dava il cambio, e poi sono partita. Ci ho messo un'ora e mezza, no, questo è il trucco, ci ho messo 3 ore e mezza a tornare a casa, perché non vedevo l'ora. Punto, questo è detto tutto, non dico niente dei limiti di velocità, perché è proibito, rispettate i limiti di velocità, e niente, io ero disperata, non faccio testo. Quindi sono arrivata a casa che praticamente, cioè la macchina è come se fosse morta, arrivata in garage morta, però mi aveva portato a casa e perciò per me era una salvatrice. Ho suonato il clacson questo quando sono arrivata a casa, perché ero talmente felice che ho detto mica ce l'ho fatta, non ci posso credere. C'era qui la Simona con gli animali, perché sono arrivata verso mezzogiorno mi pare. E c'era qui la Simona, quindi ci siamo abbracciati, ho pianto, abbracciata lei, perché dovevo sfogarmi di tutto quello che avevo passato praticamente. È stata dura come vacanza in tutti i sensi, psicologicamente, fisicamente perché sono dimagrita, ma perché era la mente che non andava bene, ok? Ho fatto tanta ginnastica perché ho camminato tanto a piedi e ho fatto tanta bicicletta, no? Quindi, da una parte, anche bello, mi è piaciuto, mi ha fatto venire voglia di andare in palestra, e spero di riuscire in tutti i miei intenti che ho in mente, e anche di cambiare un po' la stanza. Infatti, la prima cosa che ho fatto è togliere tutte quelle cose lì, poi toglierò tutto, e farò qualcos'altro, perché mi sembra, da quella sera, da quell'ora, che mi ha tolto 10 anni dalla mia vita, mi sembra di essere cresciuta in un attimo. Mi sembra che abbia vissuto abbastanza la mia adolescenza e che adesso posso concentrarmi sulla mia maturità, sempre restando scema come al solito, quello non me lo toglie nessuno, però con un'altra consapevolezza. Voglio vedere altre cose, ho voglia di cambiare tutto qui, perché sono cosciente che avrei potuto giocarmela meglio questa vacanza, stando un po' più su di morale, ma non è stato possibile, pace amen, è andata così, non importa. Una cosa volevo dirvi da questa palette: quando ho preparato le cose contro voglia da portare al mare, mi ero portata 2 o 3 cose, e visto che è sempre l'ultima adesso qui su questa postazione, ho detto vabbè, la sbatto dentro, porto questa, ma poi non l'ho mai usata, non mi sono mai truccata praticamente. Però una sera, quando c'era Francesca, ho detto se magari rimane a cena, ma mi trucco, no? O mi faccio truccare. Apro, la conoscevo però, non, sapete com'è, apro e dico, oh,
Aciderbolina, devo aver detto aciderbolina, ma non c'è neanche un pennello, io non ne avevo portati. Quindi vabbè, non mi sono truccata, poi Francesca e Gabriele non sono rimasti a cena perché i ragazzi dovevano uscire. E quindi ho detto, ah, 45 euro e non mi metti neanche un pennello? Mi sa che la Too Faced non mi vedrà mai più. Sono consapevole di tante cose, so cosa voglio adesso per stare bene, per farmi stare bene. Voglio stare bene, voglio farmi contenta. Questo è il fatto. Io direi che il video chiacchiere può finire qui. A meno che vogliate sapere anche che il ritorno in ufficio, beh, è stato carino, sono stati tutti molto gentili. La macchina è da meccanico il lunedì mattina. La macchinuccia è andata dal meccanico da sola, con le orecchie basse, fa: scusami, scusami, non volevo farti preoccupare così. Fatto da sola dal meccanico. Vai, vai. E Alessia mi sta portando mattina e pomeriggio, perché senza macchina il posto dove lavoro non è lontano da casa mia. Potrei andare in bicicletta, ma no, non me la sento, non c'ho voglia, punto. Quindi vabbè, comunque ritorno al lavoro, è andato tutto bene, va tutto bene. Niente, si sono accorti della mia magrezza, per me adesso non fa altro che piacere, però appunto voglio iniziare la palestra per rassodare, ok? Così almeno l'anno prossimo non vedrete più questa cosa qui, ma vedrete solo il muscolo sopra, ok? Questo è il mio obiettivo. I miei anni non iniziano mai il primo gennaio, no? I miei buoni propositi iniziano sempre da dopo le vacanze estive. Quindi falli iniziare, mi raccomando. Appena avrò la macchina, farò tutto quello che devo fare per stare meglio. E voilà, gli animali sono stati benissimo, stanno benissimo, ma non sono neanche quasi dimagriti, dal caldo voglio dire. Mi hanno accolto bene quest'anno, mi sono saltati addosso, non mi hanno trattato come per dire mi hai lasciato da solo 15 giorni, ti odio. No, questa volta no, la Demi è venuta subito. La Sofì subito, baciarmi, darmi i pizzicotti, i morsettini, il Jimmy. Allora, prima di tutto è stato Tobia, poi Jimmy, poi tutti gli altri, però devo dire che quest'anno mi hanno accolto molto meglio. Sono stati bene con Simona, ringrazio anche lei perché è stata l'unica cosa, diciamo anche il lavoro, perché Alessia mi... però non parlavamo molto del lavoro, parlavamo più del mio stato psicologico con Alessia. Quindi non mi sono preoccupata neanche del lavoro, ma la cosa che mi ha fatto stare più tranquilla in assoluto era il pensiero dei miei animali curati da Simona. Infatti non scrivevo neanche più dopo i primi giorni, ho detto guarda Simo, tanto lo so che sono tranquilla, è inutile che ti scrivo sempre, mi sembrava di scocciarla, di essere lì a dire oh la madonna, stai facendo quello che senti. E di quello non mi sono preoccupata. Basta, poi sono arrivata, c'erano tutti i pacchettini, ho fatto le mie collaborazioni, sono molto contenta. Sto facendo i video di nuovo. Tra poco sarà agosto, quando ci sarà il mio compleanno. L'afta spero che passi in fretta pure questa. E rivoglio la mia macchina, perché devo fare un sacco di cose. E devo fare anche il video, sì giusto, estrazione giveaway, make uposo, sì lo so, lo farò, grazie, tanto proprio ha detto, tanto adesso è agosto, c'è tempo, comunque lo farò e devo farlo. Vi mando un bacione enorme, vi ringrazio dal cuore, dal profondo del cuore, perché mi avete aiutato. Quando mettevo i video, che capivate la situazione, mi avete scritto delle cose fantastiche. Io mettevo soltanto il cuoricino perché non potevo rispondere a tutte, ma dopo avervi letto mi sentivo molto ma molto meglio.
Era come leggere i messaggi di Alessia, cioè mi tiravano su, siete stati veramente d'aiuto, cosa dire di più? Vi ringrazio tantissimo. Un bacione enorme, se vi va, ci vediamo in un prossimo video, non il prossimo delle vacanze però. Ciao ciao raga!